Vi siete mai chiesti cosa succede se non arrestate Joseph Seed? Io mi sono rifiutato di farlo ed è successa una cosa pazzesca. Continuate a guardare per assistere a questo finale sorprendente. Ma prima vorrei salutare Sara, che ho conosciuto grazie al mio tutorial di Minecraft. Ciao Sara, e grazie mille per il tempo che hai dedicato al mio video e tanti auguri di buona Pasqua. Non dimenticate di iscrivervi, cliccare mi piace se avete trovato interessante questo video e lasciare i vostri pensieri nei commenti. Questo è Far Cry 5 con Sasha e basta, e andiamo! Andrà bene. Qualcosa si avvicina. Io lo sento, e voi? Ci avviciniamo verso l'orlo del baratro. E ci sarà il giorno del giudizio. Ecco perché è nato il progetto. Perché noi sappiamo cosa succederà. Arriveranno. Proveranno a derubarci e a toglierci le armi. La nostra libertà. La nostra fede. Però noi non lo permetteremo mai. Sceriffo, non ancora, Buck. Non permetteremo che la loro avarizia, che l'immoralità e la depravazione ci facciano del male. Sceriffo, non è adesso pure, basta, non... sofferenze! No, fanculo. Joseph Seed, ho un mandato di cattura per il tuo arresto. Con l'accusa di rapimento con intenzioni violente. Quindi ora vieni avanti e tieni le mani bene in alto. No. Sono qui, le locuste nel giardino. Sono venute per me. Loro vogliono portarmi via da voi. Vogliono distruggere quello che abbiamo costruito. Fermo, fermo, okay. Non toccare l'arma di servizio. Resta fermo, non toccarla. Tutti ora. È giunto il momento. Ma ci siamo preparati. Su. Su. Dio non lascerà che mi prendano. Quando l'agnello sciolse il primo sigillo, vidi e udii come fragore di tuono una delle quattro bestie che diceva: vieni a vedere. Un passo avanti. Ed ecco che finalmente lui mi apparve. Era un bianco destriero. E portava con sé l'inferno. Ehi tu. Ammanetta questo idiota. Dio non lascerà che mi prendiate. Forza, mettigli le manette. Mettete via le armi. Prendete gli amici. E andatevene. Avanti, muoviti! Dio ci sta osservando. Ci giudicherà in base a che cosa scegliamo in questo momento. Che cazzo, novellino! Sceriffo! Un momento, Burke. A volte è meglio non svegliare il can che dorme. Andiamocene. Che cazzo stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa cazzo stai facendo? Sceriffo, torna indietro! Zitto e ascolta. Se tu gli metti le manette,
nessuno di noi rimarrà vivo. Vi arresterò tutti! E sia.